Bene, Bentornati, Bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di nuovo di sogni proibiti. Di quelle cose che non si dovrebbero dire ad alta voce, ma che ci teniamo nella nostra testolina, e parliamo di amplificatori. Prima di proseguire, come sempre, vi ricordo l'iscrizione, campanellina, non fate i lazzaroni, aiutatemi a far crescere il canale. Eh, ho già fatto un video simile eh, sulle chitarre. Date indietro a ripercorrere, lo ve lo metto eh, nel link in descrizione. E nel link in descrizione, visto che spesso e volentieri mi chiedete, ma tu cosa usi? Ma cosa hai utilizzato? Lo dico sempre durante i video, però qualcuno magari se lo perde, ho fatto una, una specie di playlist di pagina su Toman con tutti i link di, delle robe che eh, normalmente utilizzo: pedali, microfoni, amplificatori, chitarre, c'è un po' di tutto. Gli amplificatori. Gli amplificatori sono una mia, come dire, passione, forse addirittura più delle chitarre, mi intrippano ancora più delle chitarre. Quelli che ho io sono, ve l'ho detti fino alla paranoia se mi seguite, il Princeton del 1978, che era di mio zio, che è qua accanto a me, non lo vedete, ma è qui bellissimo, stupendo, è quello con cui faccio il 95% dei video, il Mesa Boogie Nomad 55 Combo, che vedete nei miei video di reportage live quando sono in tour col coro o altri progetti e il Soldano Otrod 50, anche quello meraviglioso, ma è veramente una specie di Lamborghini degli amplificatori, quindi non è l'ampli da tutti i giorni, sia per questioni di volume che anche di eh, volume sia fisico che volume di decibel, quindi eh, lo porto solo quando so che ne vale veramente la, la pena tipo il progetto Stars in cui ci sono un mare di soli, uno più interessante più bello dell'altro, Allora dico, magari porto il soldano che ne vale la pena se no tendenzialmente Princeton e Mesa Boogie sono i miei due standard ho anche l'Electro Harmonix il pedalino bellissimo, ci ho fatto il video andatelo a guardare, che consiglio a tutti perché con 150-160 euro vi risolve un sacco di, ehm, di problemi ma la questione è che ampli mi piacerebbe avere? Vi ho portato qui la top 5. Mi raccomando, io vi dico i miei 5, ma voglio vedere sotto nei commenti i vostri top 5, perché già nel video delle chitarre mi avete scritto mi piacerebbe quella, mi piacerebbe quell'altra, e eh, ognuno ha i suoi sogni proibiti. Allora, iniziamo dal basic. Vista la mia passione per Landau, Stevie Ray... E tutta questa gente che suona con Ampli Fender, un altro Fender, questa volta un po' più grosso, un po' più eh, dedicato al, al blues suonato live, è il Super Reverb. Il Super Reverb è un Ampli spettacolare, solo che è di dimensioni ciclopiche. È un amplificatore 4x10 che ha fatto la storia, che però ha un suono incredibile, soprattutto quando tira è tirato per il co. Se visto che io sono mezzo pazzo, una cosa che mi verrebbe in mente di fare è di estrarre la parte di preamplificazione finale, dove ci sono le valvole, la testata e i controlli, e utilizzarlo magari con una cassa un po' più piccola. Il suono non sarà lo stesso, però eh, sarebbe sicuramente più trasportabile. Le altre alternative, perché qua fare la lista di 5 ragazzi è complicato e ce ne sono troppi che mi piacciono, sono il Twin, quello di Gio Bonamassa, ma praticamente è introvabile e ha dei prezzi che non si possono avvicinare, in, in Italia non so neanche se ce ne sono, che è il Twin, quello Twid 80 w 2x12, per il mio amore spassionato eh, per, per Bonamassa, o un Turok, Turok è un'azienda che eh, boutique questo termine ormai va di moda da un po' di anni, che produce amplificatori fatti a mano, di stampo Fender Dumble, quella è la sua linea guida, che vedo utilizzare a tanti chitarristi eh, che mi piacciono, quindi Matt Scofield, Bonamassa stesso utilizzava Turok tanti anni fa insieme al suo castello di amplificatori, eh, Eric Gales l'ha usato per tanti anni. Sono amplificatori molto belli, molto belli però anche lì, ripeto, i prezzi sono sempre, eh, sempre, sempre in aumento e quindi inavvicinabili. Diciamo che il Fender Super Reverb potrebbe riassumere un po' tutto questo mondo Fender di cui vi ho parlato. Numero 2, immancabile, un Marshall. Ho avuto tanti anni fa un Marshallino piccolino a transistor, ma considerarlo Marshall vero e proprio è un po' un, una specie di delitto. Quello che mi piacerebbe è da pazzi. È da pazzi, ma una Plexi degli anni, fine anni 60, 68-69, l'epoca quella diciamo eh, d'oro delle, delle Plexi 100 watt, è proprio un'icona, un'icona del, della storia della musica. Ho avuto eh, in prestito d'uso da un, un carissimo allievo, Alessandro. Che saluto la sua Plexi 1959 End Wired, quindi la riedizione quella moderna fatta a mano, ed è un amplificatore spaziale. Anche qua l'ingombro è notevole, il peso devastante perché è vero che non è un combo, ma spezzate il peso della testa e della cassa separatamente. Ma è pesante, peserà 20 kg la testa Marshall, quella 100 watt ed è sbilanciatissima, perché i trasformatori sono tutti da un lato, quindi vi pende tutta in avanti o indietro, dipende come la prendete. Però suona benissimo, ha dei clean sopraffini e se la tirate per il collo il suono è quello lì giusto è proprio quello che sentite nei dischi di Jimmy Page, Hendrix, Van Halen e quella roba lì. Purtroppo le Marshall ormai, come certi Fender vintage, hanno raggiunto quotazioni eh, inavvicinabili, quelle vintage, l'opzione però Marshall Wide è quella molto molto eh, interessante. Ampli non da tutti i giorni perché visto il peso e il volume che è devastante, spropositato, l'ho portato una volta in sala prove così per gioco, e non sono riuscito ad andare oltre l'1 eh, sul canale base, quindi quello un po' più scuro, quello un pochino più contenuto, chiamiamolo così. Il canale Brilliant è inutilizzabile a livello di sala prove, ci andrebbe un attenuatore. Il tutto era dentro una 1x12, neanche una 4x12, quindi mh, occhio perché se vi comprate un oggetto di, di quel tipo il rischio di non riuscire a utilizzarlo è molto alto. Ampli 3, qua andiamo più sul moderno, in alternativa al Marshall un altro marchio che mi colpisce sempre per la qualità della costruzione sia di chitarre, pedali eh, che amplificatori è Sur barra custom audio, Sur adesso sta facendo eh, delle, da un po' di anni a questa parte delle repliche handwired eh, fatte a mano, degli ampli storici Marshall, c'è cioè il Sur SL67 e l'SL68 che replicano rispettivamente la 1987 e la 1959. Basta numeri perché sennò diventiamo eh, pazzi. Uno è il 50 watt e l'altro il 100 watt. Anche qui massimi livelli costruttivi, però con eh, l'affidabilità di un amplificatore moderno, costruito con tutti i crismi, sempre fatto a mano, hand-wired, però non con 50-60 anni di storia e di eh, su suoneria alle spalle. problema che mi ferma un po' è il, eh, la questione che manca le loop effetti. Quindi avere un amplificatore splendido, che dovete tirare col volume a canna e avete dei distorti pazzeschi, e poi, però, non avete un loop effetti per gestire delay, riverberi e modulazioni? Un pochino mi turba. Rimane comunque un bellissimo oggetto in alternativa, sempre di Sur, anche se ha un altro marchio. La testa e il cervello dietro la costruzione erano sempre gli stessi. John Sur, garanzia. Sono i custom audio. Custom audio utilizzati da Alan Dau, Scott Henderson, Thorn, Steve Lukather. Chi più ne ha più ne metta, tutta l'area Los Angelina dei turnisti degli anni 80-90, a un certo punto, sono finiti su custom audio. Ampli meravigliosi, molto grossi, molto ingombranti. Purtroppo c'è questo difetto che le testate grosse sono così, ma secondo me splendidi. Ho provato qualche anno fa una custom audio OD50 in un negozio qua di Torino, purtroppo non c'è più. Era meraviglioso. Il clean, pazzesco, e distorto meraviglioso. Anche qui sono ampli che vanno tenuti col volume un po' sostenuto. Quindi, se suonate nel baretto sotto casa, non è l'ampli magari ideale da portarsi dietro. Però, su Re Custom Audio, sono veramente, veramente sfiziosielli. Altro amplificatore interessantissimo, secondo me, è Friedman. Friedman, tutti i Friedman che ho provato, pedali, amplificatori. È tutta roba di grandissima qualità e con uno spettro sonoro meraviglioso, sono veramente tarati giusti per suonare bene. La costruzione eccellente, mi è capitato di provare Friedman piccoli, grandi, enormi eh, tipo il B100 B100 Deluxe, che è un amplificatore è un monolito di, eh, di amplificazione, che ho provato col collega amico eh, Luca Miglieri a casa sua, lui ci ha fatto anche un video, se non ricordo male. Bellissimo, 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 bellissimo. L'abbiamo provato col suo torpedo Captor, tutti i suoi accrocchi i i ibridi, eh, quindi non con la, con la cassa vera. Mi sarebbe piaciuto però con la cassa vera. Il suono distorto è perfetto, non potete chiedere nient'altro di più. La cosa che mi ha colpito maggiormente, almeno che interessa maggiormente a me, è che anche sul canale quello HBE quello più spinto, quello proprio più metallaro, mettiamolo in questi termini, eh, intanto sempre a fuoco il suono e poi abbassando il volume della chitarra il suono si puliva, che era una bellezza. Ha ah, un l'unico difetto che secondo me ha, a gusto mio, ovviamente, sono i, i troppi controlli, io preferisco le cose semplici, il mio Soldano ha sei manopole e fine della fiera, quindi sarei tentatissimo di scrivere a uh, David Grigio. Uh, a Los Angeles eh, farmene fare uno solo col canale HBE, fondamentalmente perché tanto il clean lo ottenete tranquillamente uh, con il volume della, della vostra chitarruzza e non c'è bisogno di altro. Troppi switch, troppe manopole mi confondono e basta, non, non guardo neanche più come sono messe, quindi rischi di fare dei, dei, dei pasticci. Poca roba, magari 50 watt, un pochino più contenuta perché il B100 deluxe è veramente uh, imponente. Però Friedman rimane sempre un tarlo che gira nella testa, sono sempre lì a cercare qualche affare in giro per l'internet. Ultimo ma non ultimo, perché voglio veramente comprare una, un amplificatore nei, nei prossimi mesi, entro quest'anno mi piacerebbe avere un, un oggetto nuovo da utilizzare, però principalmente live, in casa qui oh, va benissimo quello che ho. E questa volta, attenzione... Eh, quello che mi sfizia di più, eliminando tutte le varie alternative per problemi di complicatezza della gestione, mancanza magari di un loop effetti piuttosto che eh, un vattaggio troppo basso, un peso troppo alto, sono arrivato alla conclusione che l'Ampli che maggiormente mi frulla per il cervello è la Mezzabarba M0 Overdrive. Tutta italiana, fatta da Pierangelo Mezzabarba a Farnese, nel Lazio. E intanto il piacere e la sicurezza di avere un prodotto italiano, perché sappiate che gli amplificatori valvolari si guastano. A volte sono solo da cambiare le valvole, a volte si usurano le resistenze, i condensatori. Qualche problema, ogni tanto, come le automobili possono averlo, come tutti gli oggetti in generale della nostra vita. L'altro giorno mi si è rotto il microonde, quindi succede qualunque cosa e avere, come dire, chi l'ha costruito, proprio il deus ex machina del, eh, del progetto in Italia e potergli fare un, eventualmente una telefonata, è una cosa che rincuora. Ma soprattutto mi piace il layout dell'amplificatore. Intanto è molto bello, molto solido come eh, costrutto, mi piace tantissimo i due eh, a livello estetico i due trasformatori rossi all'estremità, sicuramente non è leggerissimo perché pesa una ventina di chili, ma ha tutto quello che chiedo io. Semplicità, potenza, un suono eh, super figo, lupe effetti e eh, mi ispira proprio. Di chiara ispirazione, soldano mi verrebbe da dire, però eh, mi sembra addirittura superiore come concetto. Tutto fatto a mano è proprio un bell'amplificatore. Eh, quindi lode e onore eh, a Pierangelo Mezzabarba, gli è venuto in mente di eh, mettere in cantiere questo progetto. Quindi magari non ve l'aspettavate, ma quello che più di tutti mi piacerebbe avere qui dietro, magari lo metterei lì dove c'è la scritta DOC con i suoi trasformatori rossi in contrasto, è probabilmente il, il mezza barba e mezzo overdrive. Sfiziosissimo anche quello di Eric Steckel, questo chitarrista pazzo incredibile americano che suona come una furia, che usa praticamente solo quello con un delay e basta, tutto il resto manopola del volume e via levarsi tutti di mezzo. E dire, scrivetemi nei commenti le cose che invece a voi fanno venire eh, sogni torbidi e proibiti. Sono curiosissimo. Ci vediamo la prossima settimana. Un abbraccio a tutti. Ciao.